Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale. Allora, oggi ho deciso di portarvi un video anche per rimettermi un pochino nella classica routine dei video, del caricamento dei video, perché ultimamente non ce l'ho fatta proprio ad essere costante. E quindi così diciamo, visto che settembre è sempre il preludio di un nuovo inizio, di nuovi progetti, ed è proprio per questo motivo, dato che sto iniziando alcune cose, in questo momento non è facilissimo mettere insieme assemblare il mio puzzle settimanale, però cercherò di essere presente quanto più possibile qui sul canale perché per me è una valvola di sfogo, mi piace stare qui e quindi continuerò a farlo. Allora, oggi volevo parlarvi sia dei preferiti sia delle scoperte dell'ultimo periodo, sotto diversi aspetti, non solo dal punto di vista del make-up, ovviamente partiamo dal make-up, e poi voglio parlarvi anche di alcuni cibi preferiti del momento e di alcune scoperte, sì, diciamo, chiamiamole scoperte. Allora, comincerei subito con la skincare. Ovviamente sono dei prodotti random che ho scoperto, non vi narrerò tutta la mia skincare. Dunque, mi sono decisa a provare finalmente il mio primo prodotto della linea A-Cuti di Lolla. Si tratta, nello specifico, del detergente viso Fluffy Pink Rinse and Smile. Non fate caso al mio inglese. E appunto, io lo devo mettere assolutamente nelle scoperte, cioè nei preferiti in assoluto, perché dopo il CMB, che è un detergente che ho sempre acquistato su Ecoverde, ero disperata, non avevo altri prodotti da ordinare sul sito, quindi ho deciso di andare da OVS e provare un po' questo Fluffy. Ragazzi, allora, questo prodotto io ve lo vorrei far vedere, solo che mi sporcherò, ma immoliamoci per il bene della scienza. Allora, si tratta di un... Ne spruzzo proprio un pochino solo per farvi rendere conto. È un prodotto super super fluffy, rosa e profuma di anguria, un profumo molto estivo. Ragazze, allora è delicatissimo sulla pelle, è veramente qualcosa di... Adesso, scusate, ma devo un attimino provvedere a toglierlo. Ok, ce l'ho fatta. Allora, si tratta di un detergente estremamente delicato e allo stesso tempo estremamente purificante. Purifica benissimo la pelle, non lascia alcun tipo di residuo, ovviamente dopo averla ben struccata. Io sinceramente ancora non mi sento pronta alla doppia detersione. Devo cercare i prodotti giusti perché lei consiglia tantissimo la doppia detersione. Io non ne avverto ancora l'esigenza, perché comunque faccio gli scrub regolarmente e alcune volte faccio dei peeling, quindi sinceramente mi sento, la pelle la sento abbastanza purificata dopo aver struccato bene, dopo aver deterso bene. Bisogna sempre cercare di capire la propria pelle. Secondo me non esiste una skincare universale e in questo momento non mi sento un caso che ha bisogno non mi sento di aver bisogno della doppia detersione. Per me quel detergente, dopo aver ben ben bene 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 struccato il viso, è molto più che sufficiente ed è delicatissimo. Applico la noce sul palmo di una mano, sul palmo dell'altra mano ci metto un po' di acqua, faccio così e vado di coccole. Cioè, la chiamo proprio coccola perché è un bellissimo momento, è un momento profumato, un momento rosa della mia skincare e adoro, adoro, adoro. Questo detergente, si può dire che al momento è il mio detergente preferito e ne vado più che soddisfatta. Poi, un altro prodotto a livello di skincare che mi sento tantissimo di consigliarvi è questa maschera che io ho da un bel po' di mesi perché non riesco ad essere costante, sinceramente. Si tratta della maschera luminosità, della maschera Lux Vitamina C Radiant Mask di Eteria. Allora, la vitamina C è un attivo molto importante nella nostra skincare, in quanto è perfetto sia nell'autunno per cercare di diminuire le macchie che magari abbiamo accumulato sulla nostra pelle per via dell'abbronzatura, e anche in estate proprio come trattamento dopo sole. E questa maschera è fantastica perché ne basta poca, non è una di quelle maschere da spalmare su tutto il viso, cioè non è di quelle maschere da spalmare in grosse quantità sul viso, anzi è consigliato proprio di applicarne uno strato leggero sulla pelle, lasciarla in posa 5-10 minuti. Nel frattempo che un po' la maschera, mi lavo i pennelli, faccio altre cose, rimango sempre
sto sempre in bagno davanti allo specchio, e ed è una crema che dà davvero grandi risultati, ottime soddisfazioni, a mio parere adatta a tutti i tipi di pelle perché non è particolarmente unta, non è particolarmente secca e va comunque rimossa dopo poco tempo. Quindi è un ottimo, diciamo, è un buon modo per apportare la vitamina C all'interno della nostra routine. Poi, dato che li avevo acquistati ma non ve ne avevo ancora parlato nello specifico, i miei preferiti del momento sono anche questi due contorno occhi di Erichyoba per Cosmefy, della linea appunto Hocus Pocus No More Blue Mondays, nella versione contorno occhi perché c'è anche la crema viso, e Under Eye Spell. L'Under Eye Spell è un contorno occhi che ha un leggero pigmento leggermente pescato, diciamo così, ma che poi rimane abbastanza impercettibile sul contorno occhi una volta applicato, ma diciamo quel poco accende leggermente lo sguardo se magari poi non ci dobbiamo truccare. Sono dei contorno occhi che si spalmano molto molto facilmente sulla pelle, sono entrambi della texture molto 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 leggera, quindi anche questi secondo me adatti un po' a tutti i tipi di pelle, secondo me sono pensati proprio a livello universale. No, vabbè, poi vedremo se ho rotto qualcosa. E secondo me sono pensati proprio a livello universale. Questo è un contorno occhi che ci protegge dalle luci blu, questo è appunto un contorno occhi che ha un po' di pigmento, e questo qui nello specifico Under Eye Spell agisce con gli attivi e olio di caffè e acido ialuronico. L'olio di caffè comunque è un olio che va a decongestionare il contorno occhi, e l'acido ialuronico, come tutti sappiamo ormai, è presente in diversi prodotti cosmetici perché favorisce il rinnovamento cellulare e sfavorisce l'invecchiamento, mentre invece il No More Blue Mondays ha lo stesso principio attivo della zeolite, che è presente anche nella crema viso, e la zeolite è un prodotto che va ad assorbire le radiazioni, non so come ben definirle, radiazioni non è il termine corretto, lo virgolettiamo, e delle luci blu comunque, assorbe gli effetti delle luci blu, diciamo così, e quindi è ottimo sia se la sera magari utilizziamo il cellulare prima di andare a dormire, o anche per il giorno comunque, se appunto lavoriamo magari un sacco di tempo davanti al computer o stiamo un sacco di tempo davanti allo schermo del cellulare, è davvero ottimo. E se un altro dei principi attivi dell'Under Eye Spell era l'acido ialuronico, in questo caso è il retinolo, anch'esso un grandissimo amico del rinnovamento cellulare per la nostra pelle. Poi, sempre parlando di prodotti di skincare, però passando alla categoria corpo, ho utilizzato, quasi terminato, finirà a breve tre terminati che sto accumulando, questo prodotto di Etheria, ossia la cellulite Mood Cream, è la seconda, ecco qua c'è scritto due, di due fasi. Io ho acquistato solamente la seconda fase e così per voglia, perché avevo presa sul sito di Cardita, ho trovato interessanti gli ingredienti e il prodotto in sé, e ho deciso di provarla. Lo dico con questa faccia un po' schifata quasi, perché non ho mai investito tantissimo sui prodotti contro la cellulite, perché io penso che la cellulite è una di quelle cose per cui non vado a cercare il rimedio estetico, il rimedio cosmetico. Preferisco fare attività fisica, preferisco curare il mio corpo anche al suo interno con l'alimentazione, che secondo me sono i pilastri per arrivare all'estate, diciamo, non che l'obiettivo sia arrivare all'estate, per stare sempre in forma. Dico arrivare all'estate perché poi so che arriva maggio, giugno e tutti devono fare le corse ai bendaggi, ai trattamenti. Ecco, io per non arrivare a quel punto preferisco avere uno stile di vita sano ma non patologico. Sapete benissimo che io non mi faccio particolari problemi, però nel quotidiano cerco di stare attenta all'alimentazione, di cercare di evitare di introdurre quegli alimenti che inutili, che ve lo dica, sappiamo benissimo che influiscono negativamente sulla ritenzione idrica. Cerco di bere sempre tantissima acqua, si può bere in tantissimi modi, bevendo tisane, mangiando della frutta che contenga moltissima acqua, anche quella fa parte della nostra idratazione quotidiana. Però ho cominciato ad utilizzare questo prodotto e mi sono un po' ricreduta sui prodotti anticellulite, perché devo dire che ho visto qualcosa e io credo che abbiano cambiato il pack
perché questo era studiato veramente malissimo. Io mi sono ritrovata con questo, in quanto non esce nulla dalle rogatorie a partire dalla terza, quarto, quinto utilizzo, non esce nulla e quindi mi ritrovo a dover prendere questa qui, a doverla spalmare, non so, magari metto una clip, perché è praticamente impossibile. Qui è consigliato di massaggiare energicamente dal ginocchio alla vita, insistendo nelle zone con maggiori inesteticismi. Vabbè, poi per un efficacio ottimale si consiglia l'utilizzo costante 3 volte a settimana, mattina e sera, dopo aver applicato il Drainage Active Concentrate, che sarebbe la prima fase. Io però ho utilizzato solo la seconda e da sola devo dire che il suo lavorino l'ha fatto un bambinino. Perché poi l'ho sospesa e ho notato la differenza un po' da quando l'ho sospesa. E poi un altro prodotto anticellulite che mi sento tantissimo di consigliarvi e che acquisterò è la 906090 di Alchemilla. Posso dire di averla testata perché avevo tanti di quei campioni di questo prodotto che alla fine l'ho portata avanti per un po' di settimane. Quella è molto più strong di questa qui. Questa è un po' una di quelle che agisce più nel lungo termine. Quella invece dà un effetto quasi immediato perché senti proprio le cosce glutee che bruciano dopo che l'hai applicata, ed è adatta anche a chi soffre di capillari, di vene varicose. Io ne soffro tantissimo di capillari assurdi sulle mie gambe. E quindi quella, e nonostante sia abbastanza potente, quella crema va molto bene. Me la metto qui perché non ho il flaconcino da mostrarvi. Comunque è un'ottima crema. Poi, per quanto riguarda la skincare, questo era tutto. Ho selezionato davvero pochi prodotti, anche perché in questo periodo non ho provato tante cose. Anzi, è giunto il momento di fare un po' di rifornimento delle mie skincare, quindi aspettatevi a breve qualche video haul. Passiamo poi al trucco. Allora, al make-up. Dunque, che mese che, dato che è aperta vicino nella mia zona, diciamo, una profumeria Douglas dove rivendono i prodotti Nulac, che io desideravo tanto provare, e ho cominciato provando questa palette. Questo è stato il primo prodotto che ho acquistato, poi ne ho acquistati altri, ma con cui mi sono trovata benissimo. Mi concentro su questa, che è la In My Birthday Suite. Già l'ho macchiata un po', si vede che la sto utilizzando tantissimo. È una palette fantastica perché permette di ricreare diversi tipi di make-up, dal make-up più naturale a quello più particolare, ma comunque portabili. E tutte le volte che la utilizzo, tutte le volte mi si viene chiesto che cosa hai, come ti sei truccata, hai un trucco bellissimo. Soprattutto non parlo parlo proprio delle persone che incontro, quindi è una cosa che mi fa molto piacere, e ogni volta che mi si dice che bel trucco che hai, io ho utilizzato questa palette. Praticamente è fatta in questo modo. Come vedete, ho utilizzato diversi, l'ho abbastanza, la sto macinando parecchio, e sono molto molto interessanti i glitterati sulla griglia centrale, perché sono ottimi applicati col pennellino, ma ancora di più con i polpastrelli. Anche a fine make-up, applicati sulla parte bra mobile, regalano un effetto fantastico. Io, il mio preferito è questo qui, che è in via di mezzo tra un verdino e un celestino. Poi c'è questo rosino fantastico. Io oggi ho utilizzato questo oro, per non parlare poi di tutti gli opachi naturali. Toni molto caldi, devo dire, per quanto riguarda i nude. Mi piacerebbe vedere una palette con dei nude un pochino più freddi per quanto riguarda Mulac, perché io li prediligo sinceramente. Utilizzo anche i caldi, ma prediligo di più i freddi sinceramente. Però devo dire che questa palette è qualcosa di fantastico perché è piccola e compatta. Le cialde sono belle piene, quindi so quanti grammi ci sono per cialda, 1,2 grammi. Però comunque sono consistenti, la palette occupa poco spazio, è leggerissima ed è ottima da portare anche in viaggio. L'ho portata in vacanza e l'ho adorata. Io volevo tutte le palette Mulac perché davvero è un brand che merita tantissimo. Poi ho provato anche altre cose, ho provato l'illuminante, ho provato alcuni rossetti, magari ve ne parlerò più in là. Magari posso anche fare un mi preparo con voi sulla Total Mulac, ditemelo se siete interessati. Però questa, diciamo, mi ha proprio colpito. Poi voglio passare ad un altro brand di make-up perché un po' di mesi fa mi ero decisa a provare un po' i prodotti di Charlotte Tilbury, e non vi ne ho parlato sinceramente perché io non, almeno inizialmente,
non ho avuto questo approccio molto positivo, sono sincera, perché i rossetti non hanno quella pigmentazione che piace a me, quindi è un discorso soggettivo, ragazze. Io poi con i rossetti ho tanta tanta difficoltà, perché questa pelle è molto molto chiara. Io oggi sto utilizzando dei Dreamer di Vanessa Diletti, che per i miei gusti, non so se il video rende, però è un rosa abbastanza scuro. Per me è difficile trovare un rosa chiaro. Anche i rosa più chiari mi fanno molto, molto contrasto. Cioè, per me è difficile trovare un nude vicino al mio tono di pelle per quanto riguarda i rossetti. E nel caso specifico di Charlotte Tilbury, i rossetti non li ho amati particolarmente per quanto riguarda la texture, durano poco sulle labbra e sono un po' troppo idratanti, un po' troppo morbidi, quindi non li ho inseriti nei preferiti. Li sto utilizzando, sto imparando un po' ad utilizzarli, ma non ci siamo più di tanto. Mentre invece per quanto riguarda la palette è un rapporto odio-amore, e ne riparlo perché comunque mi ritrovo ad utilizzarla spesso. Io ho preso la Pillow Talk, che è il suo cavallo di battaglia, quindi ho voluto cominciare con questa, la palettina quella piccola, la Pillow Talk piccola, la prima originale da 4. Dunque abbiamo all'interno un nude con un po' di glitter, un pochino satinato, un rosino e un altro nude più scuretto satinato con un beigeolino. Devo dire che sto praticamente mangiando a colazione i due satinati, e sto anche utilizzando questi beigeolino direi caffè latte nella piega dell'occhio, e alle volte anche il rosino come base sulla piega e come base, diciamo, sulla palpebra mobile. E una palette che è perfetta per un trucco semplice, anche per un trucco da matrimonio, però un trucco da matrimonio su cui applicare un'ottima base affinché duri e affinché il colore venga tirato ben bene fuori, perché non sono tutta questa pigmentazione, sono sincera, ma mi piacciono, quindi non so perché, mi piacciono, mi stanno piacendo, li sto utilizzando, ma non sono tutta questa pigmentazione, e sono rimasta delusa un po' dal pack, nel senso che sono dei prodotti che costano tanto, si collocano comunque in una fascia prezzo molto alta, alla stregua di Dior, alla stregua di Chanel, e per questa mi sembra che costa sui 40, poco più di 40 euro, magari ve lo scrivo giù nel box. Allora, io quando acquisto un prodotto make-up di Chanel, lo pago 40 euro o anche di Dior, però diciamo che non è solo il prodotto in sé, è la celebrazione del prodotto. E io amo acquistare quei prodotti luxury non solo per il lato tecnico, ma anche perché il materiale del pack primario è diverso, non è questa plasticaccia, questa è un po' plasticaccia. Poi hanno anche una dusty, cioè i prodotti make-up hanno la loro dusty, rendiamoci conto, hanno la loro scatolina che in questo caso comunque era presente, però secondo me c'è da investire un pochino di più sul pack, perché tu devi giustificare il costo, a mio parere. Non c'è neanche un pennellino, è vero che non utilizziamo mai i pennellini della palette, però secondo me se tu mi fai pagare un prodotto tanto per tanto, cerca di renderlo, di dare un senso anche con poco al prezzo. Vabbè, in ogni caso la sto dando tantissimo odio amore, non so per quale motivo, e ne proverò altre di Charlotte Tilbury, perché voglio ancora sfinare la mia opinione a riguardo, non ho ancora un'opinione ben consolidata. E molto 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 bene. Allora adesso invece abbiamo finito per quanto riguarda il trucco. Devo mostrarvi sinceramente solo questi due prodotti, perché ultimamente non ho sperimentato tantissimo e quelli sono i prodotti che ho utilizzato di più. Poi passiamo alla serie del periodo, perché parliamo anche un pochino di serie. Allora, questo periodo io mi sono fissata con una serie di Netflix, fatemi sapere se voi l'avete vista, io l'ho scoperta tramite TikTok, ogni tanto quando sto lì a scorrere un po', arrivavano le ispezioni di questa serie,
ossia Chicago Med. Fatemi sapere se l'avete vista e devo dire che è una serie che mi sta piacendo tantissimo. Mi sono proprio fissata, in poco tempo sono arrivata al 18° episodio della seconda stagione. Si tratta appunto della classica serie ambientata in ospedale, a cui io non sono mai stata particolarmente incline, sono sincera, però questa mi sta prendendo tantissimo, sia per le dinamiche che avvengono tra i medici, sia per i diversi casi di malattie che si presentano, che sono molto interessanti perché vanno a toccare temi familiari, temi sociali, ci sono casi di abuso, ci sono casi di malattie mentali, c'è un po' di tutto e mi sta affascinando davvero da morire. Quindi sì, è una delle mie serie del momento. E poi un'altra serie che poi non è proprio una serie, ma è un reality che ho letteralmente ingoiato con mio marito, è Matrimonio a prima vista Australia. E l'ultima, il 7, sì, che è quella che hanno fatto, mi sembra ora nel 2021, ma che io ho visto poi in ritardo, questa però su Sky, non so se la fanno anche su altre TV, non so. Comunque, sono rimasta sconvolta. Comunque, io l'ho iniziata a vedere per gioco perché avevo appena attivato Sky. Ho cominciato a vedere Matrimonio a prima vista, voglio proprio vedere questi come fanno a sposarsi così. Ragazze, cioè ragazze, io mio marito, io ho cominciato a vederla da sola. Poi è successo che la stavo guardando e è arrivato mio marito e l'ha portata anche lui di conseguenza, non, perché non gli ho fatto cambiare canale, ed è diventato schiavo anche lui. Mi piace da morire perché ho riscontrato che, allora, io non sono un amante dei reality, non mi sentirete mai parlare di Grande Fratello, di Temptation Island, non perché, non, e non ho nulla da giudicare verso chi li guarda, assolutamente, ognuno ha la sua valvola di sfogo, io però li ho sempre trovati un po', non so, mi fanno innervosire, ecco, quando mi è capitato per caso di guardare questi programmi, mi viene la rabbia, quindi dato che li trovo tossici in questo senso, preferisco non guardarli, non mi piace vedere il modo in cui si scontrano, il modo in cui si prevaricano l'un l'altro, il modo in cui utilizzano i loro toni di voce, manca proprio la civiltà, secondo me, in questi programmi. Mentre invece, in questo reality che non è italiano, è australiano, cioè io ho visto la versione australiana, ma esiste anche quella italiana, quella americana, da quanto ho capito. C'è molto rispetto, si parla, ci sono dei confronti molto rispettosi, non c'è quel trash che abbiamo in Italia. Hanno giocato tanto, tanto con le dinamiche, gli autori, ma veramente tanto, e dubito che sia tutto, tutto, tutto reale quello che sia successo perché si faceva troppo interessante, sembrava una serie TV, sembrava, per quello che succedeva, ma allo stesso tempo succedevano queste cose, ma non c'era quel trashume. Non so se ho reso l'idea, mi piaceva il modo in cui si confrontavano, il modo in cui, cioè, la positività che veniva fuori da ogni episodio. Ecco, io quando ho finito di vedere un episodio di Grande Fratello, la mia mente si riempie di pensieri quasi negativi, mentre invece, ho finito di vedere un episodio di questo reality, la mia mente si riempiva di pensieri positivi. Caspita però, guarda quella coppia, guarda quei due, ma guarda che bella persona quella lì. Non lo so, è stata una serie, è stato un reality per quanto mi riguarda almeno positivo. Ho visto che la cosa che ho riscontrato un po' è il modo in cui si truccano le ragazze. Cioè, se devo paragonare il make-up che fanno loro rispetto al make-up che vedi nei programmi italiani, è completamente diverso. Cioè, loro ciglione finte, make-up super, super glamour, basi, pieni di contouring, una roba pazzesca. Poi io, da amante del make-up, sinceramente, mi piaceva guardare la serie anche per quel motivo, perché vedevo dei trucchi molto, molto interessanti. E niente, insomma, fatemi sapere se avete visto Matrimonio a prima vista e cosa ne pensate e che cosa pensate riguardo ai reality in generale, ecco, sono curiosa. La
canzone del periodo. Ho detto, ah, inseriamo anche la canzone, così almeno è un modo per creare più dibattito. Allora, io sono... faccio anche questa piccola premessa, sono un amante della musica rock degli anni 80, della musica dance degli anni 90, quindi ho dei gusti musicali un po' antiquati e devo dire che negli ultimi anni ho fatto fatica a farmi piacere le canzoni commerciali. Invece quest'anno devo dire che ho trovato molte cose interessanti tra le intestive, poi quando mi fisso con un pezzo non faccio altro che ascoltare quello. Però non starò qui a parlare delle intestive perché sono passate, ma in questo periodo mi sono innamorata della versione di Rocketman di Dua Lipa con Elton John, sia Cold Heart, non mi fate parlare in inglese per favore, ed è bellissima. Mi dispiace che comincia a cantare e poi arriva al punto e non dice I'm a Rocketman, mi dà un fastidio tremendo, però la canzone è bellissima, sono andata proprio in loop in questo periodo. E niente, quindi in questo periodo la mia playlist si alterna tra Dua Lipa e i Pink Floyd, che non c'entrano niente, però i Pink Floyd ci stanno sempre in mezzo, ragazzi. E niente, poi un'altra cosa che inserisco in questa rubrica, so che vedrà un video lunghissimo, fatemi sapere se ho inserito troppe categorie e magari ne rimuovo qualcuna. E cibo del periodo. Io so che ve ne ho parlato già in alcuni video su Vuota la Spesa o in alcuni vlog, mi sembra, però per chi non l'avesse visti, mi menziono anche qui. Io, ragazze, sono in fissa con queste. Sono degli snack, si chiamano le non patatine al sale marino di Fiorentini. Allora, il bene è che non si trovano in tutti i supermercati, altrimenti io ci starei letteralmente annegando dentro, ma sono delle patatine davvero molto 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 buone, molto saporite. Adesso le faccio vedere con la scusa come sono fatte. Allora, sono fatte così. Praticamente sono di, tra gli ingredienti c'è scritto che ci sono fiocchi di patate, sale del marino, curcuma, quindi sono, secondo me, viene fatto l'impasto e poi vengono utilizzate. Non sono fritte, ma sono la vita, sono super super super, super buone. Non le vogliate, ma vi assaggio una. Mi verrebbe da dire, sono l'alternativa alle patatine, in realtà non sono l'alternativa per quanto mi riguarda, perché non sono proprio una grande mangiatrice di patatine. Queste mi piacciono proprio per come sono fatte, non le vedo come l'alternativa, ma mi piace il prodotto in sé. Sono buone e sono davvero leggere, non sono unte di olio, sicuramente c'è un po' d'olio, ma non, quantomeno non sono fritte. Quindi, come snack schizzoso, io vi consiglio tantissimo di provarle. E poi in questo periodo io vado in fissa con tutti i frutti e le verdure di stagione, mi sono portata dietro anche questo, è il mio primo melograno, e con la zucca. Questo periodo per me comincia, è il periodo della zucca, quindi se mi seguite su Instagram vedrete che cucino zucca praticamente tutti i giorni o quasi. Allora ragazzi e ragazze, questi erano i miei preferiti del periodo. Fatemi sapere se c'è qualcosa che già conoscevate fra quelle che vi ho menzionato, cosa vi ha colpito di più, cosa vi ha destato più interesse e niente, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Fatemi sapere se devo togliere qualche categoria o aggiungerne qualche altra, se vi viene in mente qualcos'altro e niente, io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto. Ciao.